sempre in orizzontale. Vedi, sai, manovra anche quella del Napoli, molto articolata. Attenzione, Mario Rui. A Marica non piace questo Napoli, vero? No, questi primi minuti di gioco... Ti manca Sarri? Ma no, non è che mi manca Sarri, io vedo un Napoli molto lento rispetto al Napoli che siamo abituati a vedere, o perlomeno il Napoli della scorsa stagione, dove comunque cioè, anche in questi primi minuti il Napoli si faceva sentire in area avversaria. Io vedo una manovra lenta, qualche giocatore anche fuori ruolo, e devo dire che nella scorsa partita avevo visto perlomeno Zielinski che cercava di fare un po' il ruolo di regista. Qui invece Zielinski proprio non si vede, cioè ha toccato pochissimi palloni e non vedo quelle grandi manovre. Ecco, adesso lo vedo, ma purtroppo... Attenzione! Mamma mia! Impreciso! Una girata di Callejon, a fil di palo, una girata in aria, una sassata, un gran tiro, però non inquadra fortunatamente la porta, uno esterno destro che esce a un metro e mezzo dal palo della porta difesa della Donnarumma. Attenzione, Insigne, palla dentro, limite dell'area, pericolo, tiro! Ecco la prima parata. La parata di Donnarumma. Una sassata, Donnarumma devia, angolo, già battuto. In questo momento il tuo derby con Tiziano lo sta vincendo Tiziano. Ma io sto dicendo che il Milan ha finalizzato l'unica azione veramente buona che gli è capitata sui piedi. Il Napoli, a differenza... L'unica, non l'unica buona, l'unico tiro in porta. Il Napoli, a differenza, non è grintoso e cattivo come l'ho visto nella scorsa stagione, non lo sto vedendo adesso. Quello non c'è, e questo è quello che oggettivamente sto vedendo. Certo. Poi magari nel secondo tempo se ne segna quattro e spero che entri Mertens, perché sono sicura che segna Mertens. Caro Tiziano, ti sta piacendo il Milan? Fa piacere. Non so, ti sta dando almeno fine una gioia. Giustifica i mezzi, non può piacerti una partita così. Cioè, voglio dire, puoi essere tifoso tutto quello che vuoi, ma non puoi non essere obiettivo. È un Milan che si difende, un Milan ultra operaio. Ha fatto un tiro in porta, ha fatto un gol, sono contento, ci mancherebbe, un gran gol, tutto quello che vuoi. Non c'è di male. Però sinceramente la fase offensiva, tu puoi avere anche un giocatore come Higuain, ma se non lo rifornisci, se non ci sono le azioni, non mettono in condizione di poter concludere la rete, dove vai? Ti devi difendere e basta. Anche perché Higuain... Ora Biglia, retropassaggio per Donnarumma. Mamma, il fine giustifica i mezzi, però che gioco, ragazzi, scadente. A me non mi piace, non mi piace questo tipo di gioco. Ma perché? Anche se vinco, a me mi. Ma però? È un gioco di questo tipo, ma però... perché hai di fronte il Napoli, perché è il gioco di Gattuso, cioè, non adesso, lo so. Scusami, siamo alla prima del campionato per il Milan. Un golancio sulla sinistra. Borini. Dai, Rodriguez, Biglia, un lancio lungo. Guarda, guarda. Attenzione, Calabria, gol! Viva l'Italia, viva la Calabria, 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 ed è gol, ed è gol, ed è gol, ed è gol, il piccolo ha segnato. Ed è gol di Calabria, 49esimo. 2-0 Milan, il primo gol in Serie A di Davide Calabria, lo segna a San Paolo. 2-0 Milan, bella, bella, bella questa azione. Adesso ti piace un po' di più. Biglia, lancio di Biglia. Suso e diagonale di Calabria. Ti piace 2-0. Un po' di più adesso, Tiziano. Devo dire, bella l'azione del Milan. Tre passaggi da Biglia a Suso, da Suso alla sponda per Davide Calabria. Chiedete scusa a Biglia! Non esageriamo. Allora, il lancio di Biglia che va a pescare molto bene sullo spazio. Sì, non c'è nulla di male nell'essere operaio, però... No, il mio dei pittori, va bene. Detto questo, secondo tiro in porta, secondo gol. Sì, per carità, ma guarda caso confezionato da due dei tre giocatori peggiori in campo nel primo tempo, perché Biglia e Calabria non l'avevano praticamente mai vista, e poi ti inventano qualcosì. Attenzione alla reazione del Napoli, Tizi! Attenzione! Pallone perso da Biglia. Gol del Napoli!
Zielinski, 53esimo, Zielinski. Un raso terra. Gran gol anche questo. Gran gol del Napoli, Caramarica torna la speranza. 2-1, partita riaperta. Caramiglia. Ha perso la quella è recuperata benissimo. Un minuto questo. Dopo Umili. La perde. Parte è arrivato il 2-1. Dai, dai. Riccolo! Insigne! Da fuori area! Non inquadra la porta! Pericolo. A un passo, sì, qualche istante fa il Napoli ha rischiato di pareggiare addirittura la gara in una manciata di minuti. Ancora dal limite, copriamoli! Oh! Perché ti sei arrabbiato, Tizi? Perché cross dalla sinistra, al limite dell'area, arriva Zielinski, sbarcato da fuori area, tira, non inquadra la porta. Tanto entra Mertens al posto di Hamsik. No, grande dai, classico. Certo, c'è l'angolo per il Napoli. 67 minuti. Allora penso che voglio. C'è un pallone piove in area, ti colpisce qua. E allora tu. Ma non è braccio, testa. Attenzione, gol del Napoli! Gol del Napoli 2-2. Zielinski. Il pareggio del Napoli che recupera dallo 0-2 al 2-2. Gol di Zielinski, doppietta di un giocatore che sicuramente potrà essere il valore aggiunto di questa squadra. Va bene, 79, 80. 10 al termine, ancora Napoli che manovra. Siamo sempre a centrocampo. Koulibaly, una verticalizzazione, attenzione Mertens. Attenzione Alan, tiro ribattuto. È un assedio, ragazzi, è un assedio. Dentro. Non lo mettere dentro. Pericolo! 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 Ed è gol! Ed è gol di Merkel! L'avevo detto! La ribalta il Napoli da 0-2 a 3-2. Sotto misura, sbarcatissimo Merkel. Mette la palla dentro, ma è una roba incredibile. Ma dov'erano i difensori? Ma dai. E giochi in difesa tutta la partita. Guarda che roba. Erano quattro e ha lasciato libero Mertens, che mette dentro la porta incustodita. Complimenti. Bravi, bello, fresco, bravi, 3-2, 3-2 per il Napoli, ancora. Ma poi sono stato in vantaggio 2-0. Vi vedo sotto esultare, prof. No, santa polenta. Vai. Ospina, rilancio in avanti, colpo di testa di Calabria, rimessa laterale, Calabria, dai. Cutrone. Spazzala via così, bravo. Roberto, e tutti a casa, finita. Vai. Napoli, a Napoli, Napoli-Milan 3-2. Milan. Che delusione questo Milan. Non era entusiasta per quanto concerne il gioco già quando il Milan era in vantaggio anche di 2 gol. Perché non aveva fatto nulla di trascendentale, però era importante il risultato e avrebbe dato morale. Non c'è gioco, questa squadra non ha gioco, si è difesa, punto e basta. L'unico sufficiente, con un 6 più, per me è Bonaventura. Tutti gli altri meritano dal 5 al 4, compreso l'allenatore. Beh, Higuaín ha giocato la partita 6 e mezzo, no? Higuaín sì. Higuaín gli dai il discorso è, vedi, Higuaín ha fatto delle giocate assolutamente straordinarie, ma deve avere un gioco che consenta a Higuaín di poter avere più rifornimenti.
cosa che invece non c'è. Sono sempre state azioni isolate, non ben concertate da parte dei centrocampisti del Milan. Higuaín, diamogli pur, è stato sicuramente il meno peggio di altri, eccetera. Non ha fatto nulla di trascendentale neppure lui. Merita un 6, un 6 più Bonaventura per lo splendido gol. Tutti gli altri per me, poi ognuno è libero di esprimere la propria opinione, meritano al 5, al 4. Ribadisco, compreso l'allenatore.